Allora, noi volevamo cominciare un po', prima di far vedere i progetti, a raccontare un po' il contesto in cui i tre progetti si sono trovati ad agire in qualche modo. La cosa che noi vogliamo un po' raccontare è anche un po' le dinamiche che spesso vediamo in contesti rurali vicini a noi. Noi siamo in Trentino, quindi provincia di Trento, il nostro studio è a Cles, quindi siamo in Val di Non. È una valle molto, ha una ruralità industriale, diciamo, perché ovviamente c'è la mela, quindi c'è tutto il tema dell'intensivo anche spinto. Però la cosa interessante è che appena come dire, si abbandona il territorio che è stato occupato dalla mela, si incontra questo tipo di contesto, no? Per cui si vedono spesso villaggi in cui i centri storici sono molto abbandonati, in cui quello che erano i fenomeni di utilizzo dei suoli, quindi rurali, sono andati evidentemente a scomparire e quindi l'abbandono ha comportato un'avanzata del bosco. Quello che vediamo adesso sono alcune immagini di una valle laterale della Val di Non, che è la Val di Bresimo, una piccola valle in cui il fenomeno dell'abbandono è molto forte, sia per quanto riguarda gli edifici che per quanto riguarda lo spazio aperto. Per cui diciamo che qui si vedono dei fenomeni che in tanti contesti periferici trentini si vedono, ma forse in maniera più forte e più evidente. Quindi forse avere questa piccola introduzione fa dire, svelare alcune questioni potenziate. Quindi c'è il tema evidentemente dell'abbandono dei centri storici, e il tema dell'abbandono degli spazi aperti. Ora vedremo alcune immagini che raccontano anche il tipo di contesto paesaggistico in cui spesso ci troviamo a lavorare. Il fatto di essere all'interno di un contesto alpino vuol dire che siamo in un luogo in cui i suoli spesso sono verticali e quindi i manufatti e i suoli sono visibili sempre da quote diverse, no? Per cui questo tema di tridimensionalità, il fatto che la valle spesso sia un'interità attraverso cui si va ad agire, come se fosse sempre quasi un progetto di interni, è una cosa che emerge molto nei contesti in cui andiamo ad agire. E questo era appunto la valle che ho raccontato prima, quindi questa piccola valle laterale, la Val di Bresimo, in cui vediamo appunto, ne abbiamo riportato l'immagine della valle vista dall'alto, queste sono alcune mappe. Quello che secondo noi era interessante era far notare come i fenomeni insediativi, quindi lo spopolamento, in qualche caso la fuga da questa valle, ha comportato delle dinamiche di trasformazione del territorio piuttosto importanti. Allora voi vedete qua in nero quelli che sono gli spazi aperti, per cui questi sono i pascoli d'alta quota, che quindi arrivano fino alle cime, che sono anche 2003-2004 in alcuni casi, mentre qui in basso ci sono gli insediamenti stabili con tendenzialmente prati adesso da sfalcio, una volta erano anche coltivati. Quello che vedete in bianco qui o in grigio chiaro è il bosco. Questa è la situazione nel 1973. Nel 2011, quando è stata fatta questa seconda mappatura, vedete come lo spazio aperto si è contratto e questa è una conseguenza proprio dell'abbandono. Se vediamo l'immagine opposta, in nero il bosco, vediamo come nel 73 il bosco era così e come è diventato nel 2011. Quindi, questo racconta un po' il fatto che il territorio senza la presenza dell'uomo, poi incontra delle dinamiche di abbandono che sono visibili anche con l'avanzata del bosco, perché poi l'elemento naturale che noi magari per cultura siamo portati a considerare l'elemento fragile, in realtà appena ha la possibilità di avere un po' di spazio è l'elemento forte, cioè riesce a riconquistare nel giro anche di pochi decenni terreni che erano stati dissodati magari nei secoli con fatiche, eccetera. Quindi qui vediamo una piccola mappa in cui si vede in giallo quello come dire, quello che è stato abbandonato, quindi la differenza fra quello che era la situazione del 73 e quella che è più o meno la situazione odierna, ma quello che poteva essere interessante era magari fare un piccolo approfondimento sul fondovalle e qui vediamo una foto del 54, è una foto più o meno nella stessa posizione
del 2011, in cui si vede come il bosco è venuto avanti e come il territorio, che era molto complesso e, come dire, aveva questo mosaico di coltivazioni diverse, poi adesso si è in realtà appiattito rispetto a, o il bosco che è avanzato o tendenzialmente prato. E qui vediamo due ortofoto, sempre 73-2011, in cui si vede come il bosco è avanzato. Ora, andando veloce, forse è interessante vedere quest'ultima immagine in cui, assieme al tema dell'abbandono dello spazio aperto, che sono queste aree gialle, diverse gradazioni di giallo, in base a differenti gradazioni di abbandono, sono state aggiunte quelli che sono gli edifici. Qui vediamo uno zoom ulteriore. Cioè, questi sono, diciamo, i centri storici. Vedete, molto più densi, in cui appunto il tessuto edilizio è denso, è organizzato attorno magari a degli spazi aperti. E invece quelli che vedete in bianco sono tutti edifici che sono nati negli ultimi 50-60 anni, per cui diciamo che è un micro sprawl a cui si assiste molto in queste valli. Per cui quello che vedete in bianco sono edifici tendenzialmente usati, abitati, mentre quello che vedete in grigio e in nero sono gli edifici o abbandonati o proprio addirittura in una situazione di completa rovina. E quindi qui si comincia a vedere un po' che, oltre al tema dell'abbandono dello spazio aperto, ci sono le dinamiche insediative, che hanno due direzioni opposte. Da un lato quella della crescita al bordo di edifici che sono villette, edifici che non hanno rapporti con la strada, che vanno ad occupare poi il suolo. E quindi da un lato c'è una crescita, come dire, dell'occupazione del suolo, ma dall'altro c'è il tema dell'abbandono dei centri storici, per cui quelli che erano edifici storicamente edificati, che hanno qualche secolo di storia, che spesso sono edifici molto grandi, anche di 3-4 piani, volumetrie importanti, sono in rovina e a volte costituiscono anche elemento di pericolo perché magari stanno crollando. E dall'altra parte invece si assiste ad un fenomeno di espansione, no, dei nuclei. Questo è una cosa abbastanza interessante perché è contraddittoria, no? Perché diciamo che le volumetrie disponibili per abitare ci sarebbero, ma nonostante questo si costruisce del nuovo e si fa crollare il vecchio. E quello che noi adesso vorremmo farvi vedere sono tre progetti che cercano di lavorare su questi due temi. Da un lato, magari anche costruire degli elementi che frenano questo sprawl, e in altri casi invece cercare di rigenerare gli spazi anche aperti dei nuclei storici, cercando di renderli di nuovo dei luoghi in cui la socialità di chi abita, quindi chi speriamo ritorni in qualche modo, possa trovare spazio. E quindi il primo progetto è la Casa Sociale di Caltron, che è un progetto del 2015 immagino. Allora, la Casa Sociale di Caltron è un edificio pubblico, come diceva Mauro, e per capire cos'è una casa sociale, non sono delle abitazioni sociali a basso costo, perché a volte viene confusa con questo, ma è un edificio pubblico che di volta in volta il comune può affittare o dare in prestito ad associazioni o ai privati che lo possono prendere appunto in affitto per farci i più svariati usi, dalle mostre agli incontri politici, qualsiasi tipo di manifestazione, diciamo. L'edificio è posto ai margini dell'abitato di Caltron. Caltron è una piccola frazione del paese di Cles, ecco, lo vedete indicato in rosso, e quindi doveva andare a dialogare con due contesti differenti. Da un lato il contesto rurale, quindi come diceva prima Mauro, un contesto, quello della Val di Non, dove la mela è la cultura dominante, dove il territorio rurale è fortemente antropizzato e disegnato dai segni dell'uomo. Dall'altro doveva comunque confrontarsi e tenere insieme, come dire, la parte, l'edificato storico della frazione di Caltron, quindi la cultura costruttiva con la cultura del rurale, la cultura rurale, cioè la cultura contadina, ecco, comunque. E quindi è un edificio che, come dire, fa un po' da ponte tra questi due diversi elementi. Scusate, non Scusate se ho vedo se. problema di presentazione. Ecco qua.
E quindi il progetto di questo edificio nasce proprio considerando questi due elementi, e da questi due elementi prende forma, prende forma fisicamente. Qui vedete l'edificio inserito nel contesto, e chi si capisce bene come alla sinistra dell'edificio c'è l'edificato, un edificato storico con una parte anche di ampliamento più moderno dell'edificato, e dall'altra appunto il contesto rurale con i meleti della Val di Noa, che appunto disegnano questi filari in modo molto geometrico, disegnano tutta la campagna rurale. L'edificio quindi interpreta questi due elementi e li traspone all'interno dell'architettura. In particolare, dalla cultura contadina, comunque dal contesto rurale, va a riprendere quello che è l'elemento base, quindi tutti questi filari di meli che disegnano il contesto e questi ritmi si trasformano appunto da alberi di mele, possiamo dire, si trasformano in tronchi, e da lì si trasformano in pilastri e proseguono idealmente all'interno della facciata della casa sociale di Caltron. Scendendo un po' nello specifico, oltre a questi elementi macro, l'edificio riprende quelli che sono anche le geografie, le geometrie del lotto. È un lotto molto particolare, perché è un lotto a forma quasi triangolare, vedete qui indicato dalla freccia, e con una forte pendenza, con una strada monte ed una strada valle. E quindi l'edificio, che si compone di due volumi, un volume basamentale e un volume superiore, quindi un volume portante e un volume portato, prende il doppio allineamento: da un lato si allinea con la strada che sta a monte e dall'altro con la strada che sta a valle. Qui si vede bene il disallineamento tra i due volumi, quindi il volume è alla base massiccio in muratura e il volume più leggero in legno che sta sopra. E qui è la planimetria appunto che lo fa capire ancora meglio, i due allineamenti. Oltre a questo, come dicevo, il lotto sul quale siamo andati a inserire l'edificio è un lotto particolarmente inclinato, ha una forte pendenza, un'orografia molto impegnativa, e questo è stato all'inizio un forte problema, ma poi abbiamo cercato di svilupparlo come un tema portante dell'edificio, anzi l'elemento che ha caratterizzato in alcune parti tutta la casa di Caltron. Infatti abbiamo cercato di fare in modo che ad ogni piano, i livelli che compongono l'edificio sono tre, fosse possibile entrare senza la necessità di avere delle scale, quindi senza barriere. Quindi chiunque può entrare nell'edificio di Caltron senza dover sorpassare degli ostacoli. E questo è stato reso possibile dal fatto che abbiamo ponderato, comunque dimensionato gli spazi interni, le altezze degli spazi interni, a seconda delle quote del terreno. E quindi in questo piccolo schema vedete come abbiamo tre accessi, uno a monte, quindi nella parte più in alto, uno nel piano terra e uno nel piano interrato. È un edificio che appunto, proprio per questo inserimento nel lotto, si relaziona anche in modo differente con gli spazi aperti che gli stanno intorno. Quindi abbiamo questo grande basamento che è un deposito pubblico che si va a relazionare con uno spazio di lavoro, diciamo, quindi uno spazio molto grande, uno spazio asfaltato, uno spazio molto semplice. Salendo al piano terra, l'edificio vero e proprio, quindi la casa sociale, si relaziona con uno spazio più intimo, e salendo ulteriormente l'edificio si relaziona invece con uno spazio che sta a monte, uno spazio ancora più stretto, e soprattutto, torno un attimo indietro, si ha, a seconda del punto di vista, si ha una percezione completamente diversa dell'edificio, quindi molto grande dal piano seminterrato, a scala umana, diciamo, comunque molto intimo al piano terra, e molto compatto invece a monte. Questa è un'immagine anche molto interessante, perché, come diceva Mauro prima, nel nostro contesto sono importanti non solamente le facciate dell'edificio, ma anche le coperture, perché in montagna ovviamente si riescono a vedere molto bene le coperture, che diventano quindi una quinta facciata. In questo caso, e poi lo vedremo con un dettaglio, l'edificio è stato disegnato non
sono stati disegnati non solamente i prospetti dell'edificio, ma è stato disegnato anche il tetto dell'edificio come fosse un prospetto. Questo è il rapporto che l'edificio genera con la sezione del terreno, quindi intanto c'è un rapporto alla base dove sia più coperti, sia più coperti, diciamo. Salendo al piano terra si è messo un rapporto più aperto con quello che è il panorama, e salendo al primo piano il rapporto con il panorama è ancora maggiore e si ha un rapporto soprattutto verso valle ma anche verso monte. Le piante sono molto semplici, abbiamo appunto al piano seminterrato un deposito pubblico, al primo piano la casa sociale vera e propria, quindi uno spazio di dimensioni intorno ai 100 metri quadrati all'interno dei quali appunto le persone possono riunirsi con tre ambienti serventi, diciamo, quindi una piccola cucina, un deposito, un bagno, mentre salendo al piano superiore abbiamo una terrazza a belvedere che ci permette di mettere in relazione gli ospiti con il panorama dell'avanti. Questa è la pianta del tetto che abbiamo voluto inserire perché in questa pianta fa parte della lettura dell'edificato storico di cui ho parlato all'inizio, nel senso che l'edificio, come avete visto dalle prime immagini, è un edificio a falde, però un edificio che si sviluppa con tre falde, pur avendo una pianta rettangolare ha solamente tre falde, e quindi sulle facciate vengono disegnati tre colmi. Adesso lo vediamo nella facciata principale, c'è un colmo per ogni facciata, e queste tre facciate sono le tre facciate che si vanno a relazionare con l'edificato storico. La quarta facciata, che invece si va ad affacciare verso la parte rurale, ha una linea di gronda completamente liscia. Questa è la facciata dell'edificio principale, e siamo sopra il basamento massiccio e vediamo quella che è appunto la casa sociale vera e propria. L'idea di progetto era quella di riprendere l'edificato storico, e quindi l'edificato storico della Val di Non tendenzialmente si componeva da un piano terra basamentale realizzato con delle murature portanti, quindi in pietra, all'interno del quale in genere stavano gli animali, perché parliamo di edifici rurali. Un primo piano, sempre con una muratura in pietra, ma con qualche foratura in più, dove vivevano gli abitanti della casa, e un ultimo piano, un piano superiore, completamente realizzato in legno, permeabile all'aria, dove generalmente veniva stoccato il fieno. La casa di Caltron lavora in questo modo. Abbiamo un basamento, che da questa foto non si vede, massiccio, in cemento armato, un piano terra, che è questo che sto indicando con la freccia, molto forato, all'interno del quale sta la casa sociale vera e propria, quindi ci sono i locali per le persone, e un piano primo completamente permeabile all'aria, completamente permeabile agli agenti atmosferici, dal quale è possibile affacciarsi sulla Val di Non. Questo è il portico d'ingresso, adesso scendo un po' di scala riusciamo a entrare nell'architettura dell'edificio, un portico d'ingresso che anche in questo caso è stato studiato pensando al luogo, nel senso che è un edificio contemporaneo che non ha sporti, però un piccolo portico d'ingresso permette alle persone che usufruiscono dell'edificio di essere protette nel momento in cui escono o nel momento in cui entrano, ma soprattutto va a mitigare quelli che sono gli effetti solari nelle diverse stagioni. Quindi l'edificio d'inverno, quando il sole è basso, riesce a ricevere il sole fino nel profondo, mentre l'estate, quando il sole è alto, questo piccolo portico mi permette di avere un'ombreggiatura e quindi di tenere più freschi i locali interni. Questo è lo spazio interno, questa la sala vera e propria della casa sociale di Caltron, e questo, come tutti gli altri spazi, si relaziona direttamente con l'esterno. Uno degli aspetti fondamentali di questo manufatto è il fatto che da ogni locale è possibile vedere fuori, quindi vedere il panorama, che per noi era importantissimo, era un punto di riferimento per il progetto. Come vedete è un locale da una forma rettangolare, monomateriale, a parte qualche dettaglio realizzato con una delle vernici nere. Questo è il vano scale che porta poi alla terrazza del piano superiore, e anche in questo caso, pur essendo uno spazio di un disbrigo, diciamo, uno spazio di transito, abbiamo voluto fare in modo che si riuscisse ad avere una percezione diretta del panorama, comunque del cielo. Salendo
questo è lo spazio della terrazza, lo spazio più importante dell'edificio, da qui appunto è possibile osservare tutta la valle. È uno spazio molto semplice, completamente in legno, proporzionato solamente dal pilastro spostato a due terzi, diciamo, della pianta, poi lo vediamo meglio che in pianta, appunto, non posizionato al centro dell'edificio, ma leggermente spostato. È un pilastro che serve, come dire, per dare proporzione a quel locale, ma anche per fare in modo che la copertura venga, si percepisca come un elemento appoggiato, un elemento che scende all'interno dell'edificio. L'altro aspetto interessante è anche il rapporto che le facciate, gli spazi hanno con la luce, quindi in alcuni casi la luce che viene da est inonda lo spazio di luce, quindi lo rende molto luminoso. Alla sera, quando il sole gira, il lavoro della luce, la percezione dello spazio cambia a seconda appunto di come ha girato il sole. E la notte la percezione è ancora differente, sia dello spazio esterno, ma soprattutto del panorama, quello che appunto dicevo prima. Questa è un'immagine dell'edificio a monte, e come dicevo, da qui l'edificio sembra molto piccolo, infatti emerge solamente un piano da terra, ma soprattutto è un edificio permeabile, completamente permeabile alla vista. Questo era uno dei requisiti che abbiamo voluto porre alla base del progetto, perché ci sembrava importante mantenere questa trasparenza dell'edificio. E l'importanza nasce dal fatto che alle nostre spalle, alle spalle di chi ha fatto questa foto, c'è un piccolo percorso pubblico che viene percorso dalle persone del luogo, soprattutto dagli anziani, che si ritrovano poche centinaia di più a monte dell'edificio di Caltrone. E prima di realizzare questo edificio, questo era l'unico lotto dal quale le persone potevano ammirare il panorama. Nel momento in cui noi siamo andati a costruire l'edificio, avevamo paura di creare quasi una diga, di nascondere questo panorama. Per questo motivo abbiamo voluto cercare di realizzarlo più permeabile possibile, permeabile alla vista, permeabile, come ho detto prima, anche agli agenti atmosferici. Questo è appunto il prospetto visto da dietro. E questo è un piccolo dettaglio della copertura. Come ho detto prima, la copertura è il quinto prospetto di questo edificio. E come tutti gli altri prospetti è stata quindi realizzata completamente in legno e rivestita completamente in legno. Anche qui abbiamo voluto mantenere un contatto anche con la capacità, la cultura costruttiva locale, riprendendo alcuni aspetti tecnici tipici delle chiese del luogo. Quindi questo di fatto è un tetto realizzato con una lamiera metallica, esattamente come quelli di una chiesa, però proprio grazie al dettaglio particolare che adesso non sto a raccontarvi nello specifico, al dettaglio particolare, da noi lo chiamano giunto a listello, appunto, che è il sistema di fissaggio di queste lamiere, siamo riusciti a rivestire completamente la copertura in legno. Questo è appunto il dettaglio della gronda, dove si vedono i listelli verticali della facciata che poi proseguono sulla copertura. Questa è un'immagine della facciata corta dell'edificio. L'altro aspetto che richiama, al quale teniamo molto, che richiama i caratteri costruttivi locali, è legato alla matericità dell'edificio. L'edificio è composto principalmente di due materiali: il cemento armato, che vuole richiamare in qualche modo una riproposizione della pietra, pietra con la quale venivano appunto realizzati i basamenti degli edifici storici, e il legno di larice, che è il legno che si usa da noi come rivestimento delle facciate esterne. Ovviamente il cemento armato, che qua si vede un po' meglio, è un cemento armato un po' particolare, perché abbiamo cercato di fare in modo che questo cemento armato assomigliasse il più possibile a un muro in pietra, e quindi è un cemento armato all'interno del quale abbiamo voluto far inserire come inerte una pietra locale, il porfido, e soprattutto abbiamo voluto fare in modo che questa pietra locale fosse visibile una volta realizzata l'opera, e quindi è un cemento armato lavato in opera, quindi una volta che l'edificio, che i getti dell'edificio vengono completati, si scassera l'edificio e questo viene completamente lavato con un'idropulitrice per fare in sì che i sassi che stanno all'interno del cemento vengano in superficie
e siano visibili, e quindi vanno a caratterizzare la superficie finale del manufatto. Questa è un'immagine dell'edificio di notte, perché ovviamente c'è un ruolo della luce naturale, ma anche un ruolo della luce artificiale. Ecco, questo è il primo intervento che siamo andati a raccontarvi. Il secondo intervento invece è stato realizzato in un paese vicino a Clis, sempre in Trentino, il paese si chiama Bolciana, anzi la frazione di Bolciana del paese di Traville, e in questo caso non si parla più di un edificio pubblico, ma di alcuni spazi pubblici di cinque piazze che noi abbiamo dovuto ridare, diciamo, come dire, rimettere un po' in sesto per ridarle alla popolazione, diciamo che erano abbandonate da qualche anno, abbiamo cercato con un piccolo intervento di riqualificarle per renderle più fruibili alle persone. Eccoci qua. Allora, magari introduciamo un po' il luogo, no? Allora, qui vediamo un'immagine dall'alto dell'abitato. L'abitato in realtà è il comune di Treville, no? Che nasce dalla fusione di più comuni. Questo è il contesto, no? Quindi in realtà si vede come il contesto abbia sì delle parti più dense, che sono centri storici, che in realtà erano fatti da più nuclei separati, e come poi nel tempo invece ci sia stata questa costruzione di tanti edifici e borghi che hanno definito un po' una sorta di indifferenziato, non tessuto edilizio. Cosa succede però? Che nei centri storici in realtà permane questo carattere molto intimo, di internità. Questa è un'immagine precedente all'intervento, e si vede molto bene come la sensazione sia quella di stare all'interno di un'architettura, come se ogni edificio poi concorresse alla definizione di un unico manufatto. Quindi sembra che le strade, i piccoli spazi pubblici, le piazze che già definivano il tessuto del nucleo storico fossero in realtà degli interni. Forse è un'idea che è venuta anche grazie a, vedete, agli edifici che avevano già delle decorazioni, come se fossimo quasi in un interno, questi fossero dei quadri. Questo carattere di internità è molto interessante, e poi si ritrova anche in certe continuità di colori, di materiali. Cioè, la sensazione era che l'area del progetto in cui ci è stato chiesto di agire fosse veramente un'unica architettura dentro cui noi entravamo. Qui vediamo uno schema di quello che è il luogo in cui siamo intervenuti. Vedete, c'è una strada principale che si chiama Via Scaliche. Questa via interna al nucleo storico è una via in realtà che segue le curve di livello, per cui è tendenzialmente piana. Diciamo che il dislivello è molto limitato. Attorno a questa si articolano degli spazi che invece hanno quote differenti. Alcune di queste hanno la stessa quota della strada, altre sono più basse e altre sono più alte. La cosa interessante, qui vedete in nero questi elementi, è che l'area di progetto era accessibile, soprattutto nella pedonale, attraverso questi portici. Quindi la cosa che era abbastanza interessante era che accedere all'area di progetto era veramente un'esperienza di attraversare una soglia, per cui questa sensazione di entrare all'interno di un interno era molto forte, e avveniva spesso anche attraverso questi passaggi coperti, che sembrano un po' dei dispositivi, no, che gestiscono l'ingresso all'interno dell'area. La cosa interessante era che poi, insieme a questo tema del passaggio coperto, se noi andiamo a vedere com'era la situazione precedente al progetto, vediamo che lungo la via c'era tutto un piccolo sistema di muri a cui erano aggrappate delle scale o dei piccoli manufatti. E questa è una cosa che non ci aveva colpito molto, perché la via aveva ai suoi bordi tutti gli elementi che erano in grado di assolvere a più funzioni contemporaneamente, pur essendo molto semplici. Cioè, gestivano la funzione di gestire quote diverse, sostenevano la terra, magari c'era dei piccoli spazi, spesso avevano delle funzioni connettive, distributive, per cui il fatto che questa via fosse in realtà un sistema complesso fatto da piccoli elementi che tutto sommato parlano poi la stessa lingua, era un tema che ci aveva affascinato molto.
Quelli che vedete in grigio qui, in grigio chiaro, sono gli spazi in cui ci siamo trovati a lavorare insieme alla via che riuniva. E come vedete sono spazi diversi sia per la scala ma anche per i contesti in cui si trovano ad agire. E una delle cose interessanti è che in tre di questi spazi era presente una fontana. E le fontane in questo caso hanno un ruolo molto importante, oltre ad essere dei manufatti molto belli che poi attraverso il progetto abbiamo anche restaurato e cercato di rimettere in funzione per alcuni elementi che non permettevano più un funzionamento corretto. Quello che per noi era abbastanza interessante era come questi elementi fossero in realtà talmente importanti da essere questi elementi che punteggiano l'abitato, oltre a raccontare la ricchezza d'acqua che questo luogo ha, perché in realtà le sorgenti che vediamo, le fontane che vediamo, sono tutte alimentate da sorgenti naturali, quindi sono scollegate dall'acquedotto. Come si diceva prima, appunto la via, che è questa grigia, è tendenzialmente piana e in realtà gestisce l'accesso a questi quattro spazi in cui noi ci siamo trovati ad agire, che hanno quote diverse. Questa che vediamo più a ovest era un piccolo slargo della strada in cui una bella fontana sembrava un po' dimenticata e quasi al bordo della strada, mentre in questo caso c'era un muro che sosteneva la strada, una scala che dava accesso ad un chiamiamolo un parchetto, ma tendenzialmente era un prato del comune. In questo caso invece la scala dava accesso a quella bellissima piazza che avete visto prima con la fontana centrale, e poi quarto e ultimo spazio, questo che era lo spazio forse più difficile da gestire perché in una certa misura era fuori dal centro storico e si trovava lungo quello che è il tornante di una strada che continua a questo lato. Quindi qui c'era anche un tema veicolare che era un pochino più pesante rispetto alla via, che invece viene attraversata veramente da, non so, 15 macchine in tutta la giornata, per cui solamente i residenti, no? Mentre qui c'era un tema di passaggio. E anche qui era presente una fontana che invece non aveva nessun valore storico in generale, proprio come manufatto, quindi questa è stata l'unica fontana che noi abbiamo pensato di sostituire. Qui vediamo le quattro aree rappresentate prima dell'intervento, per cui la piazza d'est, in cui era molto bello vedere la fontana, ma anche come il campanile emergesse dal paesaggio. Questo è lo spazio a prato, a giardinetto, diciamo, del comune precedente all'intervento. Questa è la piazza principale, con questo accesso molto poco definito anche, però con una sua qualità, anche, devo dire, molto semplice. E invece questo era quello che veniva nel tornante, in cui l'intervento che era stato fatto probabilmente negli anni 80 non dava nessun tipo di qualità allo spazio se non garantire il posteggio di alcune automobili. Per articolare il progetto poi ci siamo un po' affidati anche a quello che era la storia del luogo, e studiandolo un po' ma anche facendosi un po' affascinare da alcune immagini storiche abbiamo notato che sia lo spazio pubblico che gli edifici in realtà lavoravano con due elementi molto diversi. Vediamo queste due immagini a sinistra, vediamo oltre agli edifici, che sono grandi masse, ma anche questi elementi che erano dei paracarri, dei pali che definivano la strada, molto massicci, fatti di grandi pietre. Quindi da un lato la presenza di grandi elementi massicci, quasi ciclopici per alcuni, si può dire, soprattutto guardando in relazione anche alle persone, no? Cioè sono quasi grandi come le persone, sono veramente elementi massicci. E invece un altro tema che sono elementi molto leggeri, completamente trasparenti, che sono elementi magari che fanno parte di quelli che sono, non so, i fienili, eccetera, oppure anche proprio le recinzioni di piccoli orti. Quindi abbiamo capito che una strada che poteva essere interessante qui era lavorare proprio su questo doppio registro, cioè cercare di condensare in pochi elementi che comunicassero la loro massa tutte le funzioni necessarie e trattare tutto quello che sta fra questi piccoli elementi come delle pause, degli elementi trasparenti, liberi, che in qualche modo si comportassero come questi elementi lignei, pur con materiali diversi.
E questo è un primo diagramma di quello che era il progetto. Così vi raccontiamo anche un po' le funzioni che ci erano state chieste, perché ovviamente qui il tema era quello della sistemazione dell'arredo, diciamo, urbano, che se forse la parola urbana non è adatta, però cercare di ridefinire gli spazi aperti. E quindi l'idea è stata quella di trattare la strada come se fosse un corridoio, quasi una distribuzione interna, questa grande architettura, e i quattro spazi pubblici principali come delle stanze. E allora il progetto si incaricava, attraverso dei piccoli manufatti, poi vedremo essere di cemento bianco pucciatato, di definire bene i bordi delle singole stanze e in qualche modo gestire sempre la soglia di passaggio fra la strada e le stanze. Le quattro stanze, ormai chiamiamole così, sono quella a sinistra, con appunto ad ovest, sinistra, vuol dire poco, ad ovest, con appunto la fontana, che il nostro progetto cerca di riportare al centro dello spazio, non più un elemento dimenticato al bordo della strada. Qui piegare il muro esistente, costruendo un nuovo manufatto che garantisse pochi posti auto al livello superiore, ma uno spazio coperto al livello inferiore del verde. In questo punto ridefinire completamente l'accesso alla piazza principale, cercando di diminuire anche un po' la pendenza dei suoli in questo spazio, per rendere più facilmente usufruibile la piccola piazza. E qui invece ridefinire completamente il tornante con una fontana, che è un elemento lineare, e cercare di rendere questo elemento il primo di una serie di eventi che poi entrano all'interno del centro storico, come se fosse, diciamo, anche un elemento un po' attraente, che attrae all'interno del centro storico. Definendo questo sistema di elementi molto semplici, che sono tenuti appunto legati insieme dalla strada e da queste pause che stanno fra gli elementi principali, che sono molto leggeri. Questa è un'immagine del progetto in cui cominciamo un po' a capire di cosa si tratta, un po' più in dettaglio. Quindi il progetto si articola tendenzialmente in due modi, con questi elementi massicci e massivi che sono sintetici, quindi al loro interno raccolgono più funzioni possibili, e una pavimentazione invece in porfido, classico cubetto di porfido trentino, che appunto gestisce quelle che sono le pause per questi elementi, quindi una specie di piano isotropo su cui questi oggetti si vanno ad appoggiare. E andando, come dire, a definire, adesso vedremo alcune immagini che fanno capire un po' l'atmosfera generale, per cui vediamo questi elementi di cemento bianco bocciardato, quindi molto ruvidi, che vanno, come dire, in alcuni casi a tagliare la vista, ad incorniciare, in altri casi appunto queste pause tra i grandi elementi, tra i piccoli elementi massivi, che invece permettono di vedere il paesaggio. Poi invece qui vediamo tutto il parcheggio, qua vediamo più in dettaglio, fino ad arrivare appunto a alcuni dispositivi che gestiscono appunto l'accesso. Qui vediamo invece la contrapposizione della leggerezza di questo parapetto rispetto alla massività degli elementi a cemento. Qui si vede la strada principale, in cui l'elemento in cemento è come un segnale che ti ricorda che qua sotto c'è uno spazio pubblico, e questo invece è l'elemento del tornante, in cui c'è una fontana longitudinale, quasi come fosse un abbeveratoio, che gestisce poi su quote diverse quello che è lo spazio per le persone, lo spazio per le auto. Andando un po' nel dettaglio, nelle singoli interventi, quindi smontando un po' il progetto, possiamo vedere la piazza più ad est, in cui una pavimentazione appunto in cemento bianco cerca di, da un lato, dare l'inizio al progetto, dall'altro chiuderlo ovviamente, e due piccoli elementi in calcestruzzo, sempre bianco bocciardato, definiscono un parapetto pieno. Diciamo che questo parapetto è spesso 40 cm, per cui ha un suo corpo, che una volta che si è lì si percepisce chiaramente, no? Che in qualche modo ridefinisce il bordo di questa stanza. Su questo lato qui invece si trova sempre un elemento in calcestruzzo, bianco, bocciardato, in cui c'è una piccola seduta e un portabiciclette. Vediamo che il parapetto pieno di cemento in realtà ha un ruolo, secondo noi, abbastanza interessante, cioè che è quello di togliere
la vista, di tagliare la vista su quelli che sono tutti i tetti degli edifici sotto. E quindi il campanile, la torre, che è una tonalite grigia, una pietra locale, emerge come se fosse un elemento solo. Allora, sedersi sull'altro lato della fontana diventa un modo per vedere il paesaggio in una maniera completamente inattesa, come se il campanile fosse l'unico elemento del paesaggio. E qui vediamo invece la seduta, che è appunto un elemento di cemento che qui sale, va a coprire alcuni elementi tecnologici che erano precedenti, perché ovviamente lavorare all'interno di un centro storico così è molto complicato, cioè è difficile avere delle forme che si impongono, quindi tutti quegli elementi che vedete nascono un po' da giacitura del contesto e cercano il più possibile di sfruttare anche piccoli incidenti o piccoli ostacoli come occasioni progettuali. Quindi in realtà questo che è uno schienale in realtà serve a nascondere degli ammaloramenti del muro, eccetera. E qui invece la seduta è in legno di larice, quindi un elemento morbido su cui ci si appoggia, e qui vediamo i piccoli portabiciclette che in realtà sono trattati un po' come se fossero quasi degli stalli per cavalli, cioè si inserisce la bicicletta qui e questi anelli sono i punti in cui io posso legare la bicicletta, sempre che esista il problema del furto delle biciclette, che forse in questo paese non è un'emergenza. Qui vediamo il rapporto fra l'elemento nuovo e l'elemento di pietra preesistente, vediamo come i muri preesistenti hanno questo colore anche più scuro, per cui l'intervento anche per contrasto viene fuori molto. No? Allontanandosi dalla prima piazza, quindi andando, come dire, verso il parcheggio, si ha di nuovo questo paesaggio libero e riscoperto, e nel grande lavoro abbiamo cercato di riporlo nella definizione del dettaglio di questo parapetto, che non ha niente di visibile nel lato inferiore, perché è fissato sul lato, in modo proprio da rendere il più possibile trasparente la vista. Quindi si arriva a questo intervento, che diciamo forse è quello più importante, in cui il muro preesistente si piega facendo questa cuspide, garantendo un po' di parcheggi e uno spazio molto bello da cui poter guardare il paesaggio. Qui è molto interessante la presenza di un noce molto antico, molto alto, che abbiamo fatto in modo di mantenere, che adesso appunto garantisce ombra e una presenza molto, molto bella. Da qui si può prendere una scala che scende, e questa scala porta poi in questo spazio inferiore, che è un portico, che si affaccia poi sul giardino, che a questo punto diventa uno spazio dedicato ai bambini. La cosa, secondo noi, che è stata abbastanza stupefacente, qui vediamo la pianta del livello inferiore, è che dopo aver elaborato il progetto e prima del cantiere, è emerso il fatto che qui, proprio dove abbiamo costruito questa specie di sottoportico che richiama gli altri portici, fosse presente un edificio con un portico. E è stata evidentemente pura fortuna, però questa cosa ha divertito molto, perché in maniera involontaria abbiamo recuperato qualcosa che forse il posto ancora suggeriva, anche se in maniera inconscia. Quindi abbandoniamo la piazza, e questo è il punto con i parcheggi. Vediamo questo parapetto di nuovo pieno, questo è il noce molto bello che rimane, questo muro che si piega e che va a definire un accesso a questo spazio, diciamo, ipogeo, anche se poi è aperto sul paesaggio, tutto completamente in calcestruzzo bianco borsardato. I lati sono delle sedute in cui ci si può trovare, e la cosa che secondo noi era interessante era immaginare poi anche l'uso semplice di questi spazi, perché nel giardino antistante i bambini possono giocare, magari non so, i nonni o i genitori possono rimanere qui all'ombra durante l'estate, oppure durante l'inverno avere uno spazio libero dalla neve in cui potersi ritrovare. Questo è l'altro elemento, diciamo, di progetto, cioè la piazza, chiamiamola principale, quella con la bellissima fontana centrale, in cui in realtà il progetto cerca di ridefinire l'accesso a questa piazza, e definendolo, anche il salto di quota. E quindi
in maniera molto semplice, andiamo subito alle immagini, dalla strada si percepisce questo elemento di calcestruzzo, sempre bianco bocciardato, che in qualche modo conduce la persona a scendere, e una volta che si scende, poi questo è l'elemento massivo, che appunto contiene la scala, ma qui in realtà si articola definendo delle piccole sedute, un podio rialzato, anche qui sul lato c'è una seduta che poi è stata occupata da questo vaso che è stato messo dal vicino e che è anche un buon segno dell'appropriazione delle persone, degli spazi anche pubblici, ridefinendo anche, e qui non si vede, i gradini di accesso ad alcune abitazioni. Quindi anche attraverso questo piccolo gradino, semplicemente, abbiamo cercato di migliorare la fruibilità degli spazi, rendendoli meno ripidi, più piani. E qui si vede sempre il rapporto fra l'elemento in calcestruzzo bianco bocciardato, per cui è stata messa a punto una bocciarda ad hoc, che non si trovava sul mercato, per rendere veramente molto poroso il muro, perché il nostro obiettivo era quello di avere degli elementi che fossero massivi, ma che avessero una porosità, una matericità molto simile agli intonaci delle case esistenti, che adesso se torniamo indietro qua si vede, sono molto ruvidi, molto irregolari, comunicano la massività anche solo dalla superficie, e il rapporto invece con l'elemento leggero del parapetto. Vediamo anche proprio le geometrie di questi elementi che in realtà escono semplicemente dall'allineamento di alcune preesistenze, un muretto, un gradino, un piccolo orto, e quindi queste geometrie che sembrano molto complesse, se ci si concentra solo sull'oggetto, in realtà sono molto semplici se le si vede all'interno del contesto. Questo è l'ultimo spazio, che è collegato appunto al centro storico, anche grazie a una pavimentazione che continua rispetto all'asfalto che vedete in bianco. E qui lo spazio è molto semplice perché se da un lato è, secondo non so la cronologia che mi ha fatto vedere, l'ultimo evento di questo attraversamento del centro storico, nell'altro verso è il primo, per cui uno si può immaginare che si parcheggi la macchina in questi stalli, in questo spazio lasciato verde, si salga qualche gradino e da qui poi si entri all'interno del centro storico. Questo elemento longitudinale è la fontana lineare, che qui vediamo, che è realizzata con due cementi, in questo caso l'unico elemento è il cemento nero. E quindi c'è questo piccolo spazio che poi sarà ombreggiato una volta che questa pianta crescerà, e quindi dobbiamo dargli il tempo di farlo. Questo spazio sarà ombreggiato e sarà un luogo anche di sosta possibile, il primo di questa serie di piccoli spazi pubblici. Vediamo alcune immagini notturne, in cui anche qui c'è stato uno studio attento dell'illuminazione, e la cosa che ci colpisce è che forse in queste immagini notturne emerge molto la carica volumetrica di questi elementi, che sono molto piccoli, magari sono semplicemente dei parapetti, ma che hanno un loro corpo molto, molto forte. Ultimo intervento è sempre uno spazio pubblico, anzi tre spazi pubblici in un altro paese, in questo caso siamo proprio in Val di Non, nella parte più alta. Il paese Castelfondo, in realtà adesso si è fuso con altri comuni, quindi il comune Borgo d'Anamio, ma il paese Castelfondo. Il paese questo qui, Castelfondo, perché c'è proprio un castello in fondo alla valle. La cosa interessante è che qui non si vede emergere, ma c'è la montagna principale del paese, che è Monte Lucco, che è una presenza molto cara agli abitanti. Questo è l'abitato appunto, in cui si vede il tessuto storico in nero e gli edifici in grigio, che sono gli edifici che sono cresciuti poi nel tempo degli ultimi anni. La cosa interessante è che il paese non aveva una piazza piana, quindi il sindaco è venuto a dirci: ci serve una piazza pianeggiante. In realtà questa richiesta nasce anche da un'opportunità che in realtà svela un problema. Cioè, questo edificio che vedete sulla destra era un edificio pericolante che il comune ha comprato proprio per questioni di pericolo tendenzialmente, ha comprato e ha pensato bene di demolirlo per fare uno spazio pubblico. Come potete immaginare,
la demolizione di un edificio che comunque aveva una sua qualità, per noi non è stata facile, perché abbiamo dovuto, come dire, un po' elaborare anche il fatto di in qualche modo sostituire una traccia storica. Però dopo questo primo momento di interdizione abbiamo accettato la sfida anche con il comune facendo più proposte e abbiamo pensato che potesse essere effettivamente interessante definire invece non uno spazio pubblico ma più spazi pubblici che in qualche modo permettessero di non sentire l'assenza dell'edificio come un vuoto indefinito ma che in qualche modo ricordassero anche la presenza dell'edificio. Non dimenticandosi appunto della montagna del Monte Lupo, come si diceva, questa montagna che è molto cara al comune, che appunto gli abitanti salgono, ci sono anche dei pascoli molto vicini, che ha una caratteristica abbastanza interessante. È l'unica montagna della catena montuosa di cui fa parte che è porfirica, è una montagna più antica di tutte le altre e quindi ha questo colore rosso molto bello, che poi varia nei momenti delle stagioni, nei momenti del giorno. Questo è il luogo di progetto, spero vedi da Term House, cui sto indicando. Si trattava di uno spazio interno in cui qui c'era già un parcheggio e questo è l'edificio che noi abbiamo dovuto in qualche modo demolire e sostituire con uno spazio aperto. Qui si vede una parte, per cui c'era anche il tema di gestire, come dire, la continuità della cortina edilizia che qui c'era, ma che poi il progetto evidentemente andava ad interrompere. L'edificio aveva una sua matricità molto bella, molto, molto, molto muscolare, e delle parti in legno di larice anche in questo caso. Quindi questa dualità fra l'elemento molto massivo e minerale e l'elemento organico, morbido, elastico, che segna il tempo del legno, appunto, erano due elementi che ci sembravano interessanti, che in qualche modo hanno anche stimolato il progetto. Qui vediamo l'edificio a destra, che non era un edificio, è rimasto tale, e a sinistra l'edificio che è stato oggetto di demolizione per rigenerare, come dire, lo spazio aperto. E questa facciata, che era completamente invisibile, prima della demolizione, perché qui siamo all'interno di uno spazio privato, a noi sembrava molto bella, e anche perché era una delle poche facciate in legno di larice rimaste abbastanza intatte nel paese, per cui ci sembrava un elemento da valorizzare. Come ci sembrava un elemento da valorizzare questa compressione dello spazio, per cui in realtà passare da un lato all'altro dell'edificio avveniva sempre attraverso questi spazi molto compressi, dalle geometrie anche piuttosto complesse. Qui vediamo di nuovo l'edificio precedente alla demolizione e qui vediamo il disegno e il rilievo, vediamo solo uno, della complessità volumetrica. Quindi l'edificio è molto grande, cioè anche 4 piani e, cosa molto complessa, in realtà gestiva una differenza di quota molto alta, cioè di quasi 4,5 metri, per cui da questo livello basso fino al livello più alto ci sono 4,5 metri di dislivello. Un dislivello che con l'edificio in mezzo è praticamente invisibile, ma nel momento in cui l'edificio viene tolto diventa un problema da gestire, che noi abbiamo cercato di sfruttare dal punto di vista progettuale. Ed ecco che questo, che era l'edificio precedente, che in realtà anche in qualche modo toglieva la vista, non so, alla chiesa del paese, eccetera, è stato oggetto di, come dire, di sostituzione. Quindi la strategia progettuale ha pensato bene di, appunto, lavorare su questo vuoto, cercando di costruire degli elementi, delle scale sui lati, che in qualche modo esercissero quella compressione dello spazio che dicevamo prima, e che permettessero di connettere gli spazi della piazza ha tutta una rete di percorsi pedonali che è molto interessante, che sono pervasivi e collegano anche il paese con gli spazi più rurali, eccetera, che sono molto usati dalle persone. Quindi qui sono tutta una serie di sentieri all'interno del paese che sono usati dai pedoni molto più delle strade. E un altro elemento che era abbastanza interessante era cercare di in qualche modo dare uno spazio regolare ad una quota inferiore e degli spazi
per quanto riguarda la forma, quantomeno, e altri spazi a dei livelli più alti. Quindi il progetto lavora appunto su più livelli, e qui vediamo una prima immagine in cui si capisce che appunto il progetto lavora su tre livelli diversi. Il livello inferiore, che ha la quota più bassa, quindi in continuità con quello che era un parcheggio esistente, un livello intermedio, che è questo che vediamo a destra, che in realtà legge la quota della strada più a monte, e un terzo livello un po' più alto, che anche questo legge esattamente la quota della strada che sta più a monte. E questi tre spazi, secondo noi, dovevano avere dei caratteri diversi, quindi lo spazio inferiore, che poi vedremo magari con maggior dettaglio, è uno spazio pensato anche per le feste del paese o la sagra. Diciamo che, ad esempio, una tradizione locale è che il 6 di dicembre San Nicola, San Nicolò, è una tradizione abbastanza altoatesina, che però ha varcato il confine linguistico. Qui i bambini appunto incontrano San Nicolò, che gli vengono dati regali, no? Non c'era un posto in cui questo poteva avvenire, quindi era sempre stato fatto con dei palchi, degli spazi un po' inventati in maniera complicata. Quindi lo spazio inferiore serve anche a dare teatro giusto a questa piccola tradizione, che però per i bambini è molto importante. Uno spazio superiore, quindi qui a destra, che invece è pavimentato in legno, è ombreggiato da degli alberi, che permette di avere una bella vista sugli spazi inferiori fino appunto al paesaggio aperto, e uno spazio più alto, che invece, se vogliamo, è organizzato intorno a questa fontana. Qui vediamo poi la pianta finale dell'intervento, cioè a livello inferiore, queste scale che, come vedete, hanno delle geometrie complesse proprio per gestire il passaggio tra le diverse quote in maniera interessante, no? Quindi questo è lo spazio superiore con la pavimentazione in legno, questo è quello ancora più in alto con la fontana. Grande lavoro, secondo noi, era stato fatto proprio per gestire anche, come dire, i fronti degli edifici che si sono trovati denudati o dal suolo in questo caso, o proprio dalla sostituzione dell'elemento edilizia. E quindi qui vediamo come anche il disegno di questi muri, che hanno a volte anche funzione strutturale rispetto agli edifici, servono in realtà a riproporzionare queste facciate che altrimenti erano molto alte e come sembravano proprio soffrire dell'assenza dell'edificio demolito, ma che secondo noi adesso invece hanno una proporzione corretta. Quindi qui siamo allo spazio inferiore, qui vediamo appunto questa scala che ha questo setto che piega come un invito proprio a salire, quindi si apre verso lo spazio inferiore e permette appunto di raggiungere la parte intermedia, diciamo, in cui appunto queste sedute in larice permettono di vedere il paesaggio. Qui rivediamo la foto di prima, così si capiscono un po' meglio i tre livelli, e qui appunto vediamo la scala, il controcampo rispetto alla vista precedente, si vede l'altra scala che invece è molto stretta, si apre nell'altro verso, e la scala che vedevamo prima. Qui comincia a vedersi la facciata in larice dell'edificio prospiciente, che prima della demolizione era completamente invisibile e che adesso invece è in bella mostra, diventa quasi l'elemento principale della piazza, diventa la facciata di pregio verso cui si guarda. Qui siamo a livello appunto superiore, e qui comincia a emergere molto il tema matemico. Vedete come tutti questi muri, ma anche la pavimentazione, le scale, eccetera, sono realizzati con questo cemento, che è un cemento di porfido, nel senso che la sabbia è di porfido, l'inerte è di porfido, sono inerti sbrecciati e poi lavati. Qui è stato molto difficile con l'impresa trovare la ricetta giusta del cemento, anche le modalità di getto, perché volevamo degli inerti molto grossi, quindi molto difficile. E poi ovviamente lavati, quindi questi muri hanno colori che cambiano durante il giorno perché è porfido. È lì, e quindi un po' si comporta come la montagna, come Monte Lucco, quindi c'era questa volontà di costruire questo legame. E qui vediamo che le foto sono state fatte poco dopo un temporale, e quindi si vede come poi anche l'acqua gioca un suo ruolo, quindi scurendo delle parti e schiarendo delle altre.
Qui vediamo lo spazio superiore con la fontana e la storia della fontana secondo noi è abbastanza interessante perché in realtà è una fontana recuperata. Qui vediamo appunto le rocce del Monte Lucco, quindi il porfido, con i suoi colori, le sue geometrie anche così sbrecciate, eccetera, e la ruvidezza degli intonaci esistenti, che sono stati il riferimento entrambi per la definizione di questi cementi che hanno il colore, la matricità delle montagne e la ruvidezza degli intonaci esistenti. Quindi l'idea era che in qualche modo la parte più massiccia avesse un legame sia con quello che è molto prossimo, per cui gli edifici vicini, ma anche quello che non è così prossimo, cioè la montagna del paese, che però ha un ruolo molto importante. Questa è la facciata di legno dell'edificio vicino, che diventa anche questo un riferimento per definire degli spazi che sono realizzati con lo stesso materiale, il legno di larice, che nel giro di pochi mesi è diventato grigio, come vedete adesso, e con l'andare del tempo acquisterà esattamente il colore della facciata. Appena messo in opera è molto chiaro, diciamo che colore anche un po' rossiccio, bello chiaro, poi l'acqua, la neve e il sole la fanno diventare grigio. Qui si vede appunto questo processo di ingrigimento molto bello che lo porterà e lo sta portando sempre di più a diventare grigio come la facciata dell'edificio esistente. Qui si vede appunto il cemento, questo cemento appunto, diciamo, prima di porfido, e anche i colori, le variazioni cromatiche che ha in base a i lati verso cui guarda, in base al momento del giorno, in base alla stagione. Il legno appunto è il secondo materiale e prima avevamo accennato alla fontana che in qualche modo gestiva era il fulcro del terzo spazio pubblico. In realtà la fontana ha una storia divertente perché vicino proprio al cantiere, ma non so, 20 metri, a terra vicino a un edificio comunale, giacevano dimenticate queste lastre. E lastre che sono lì da 30 anni, erano lì da 30 anni. E discutendo con il sindaco, che è un architetto, il sindaco ci fa, ma queste lastre qui erano di una vecchia fontana, riusciamo a farci qualcosa? E questa è stata una sfida molto interessante, perché le lastre erano, come vedete, rotte, maltrattate, dimenticate, quindi le abbiamo recuperate, portate, messe su un camion, portate via, numerate, abbiamo cercato di capire quali di queste potessero essere riusate, perché poi in realtà alcune erano talmente rovinate, rotte, da frantumarsi appena sono state mosse, e quindi di queste quattro sono state riusate, tagliate, giuntate, incastrate, e sono diventati questo piccolo elemento che in qualche modo con questi decori richiama la fontana che una volta c'era, una fontana che era stata smontata e dimenticata di sotto. Questo appunto è lo spazio principale alla quota inferiore in cui si possono appunto fare dei piccoli eventi pubblici, diciamo che il paese ha 600 abitanti per cui la scala è quella, no? E qui si vede molto bene, c'è la facciata di Larice e questa scala che gli passa vicino e che la fa percepire in tutta la sua bellezza. Ecco qua, si vede un piccolo zoom di questa scala. Vedete poi i parapetti sono molto semplici, sono di metallo nero. Qui vediamo com'era prima lo spazio fra l'edificio e la facciata in legno e com'è adesso. E la sensazione che si ha fisica proprio attraversando questa scala è molto simile, quindi diciamo che l'assenza dell'edificio in questo punto non si sente. Qui vediamo bene appunto la matricità, eccetera. E qui vediamo un'altra immagine che è abbastanza interessante perché fa capire qual è una delle viste che si hanno della piazza. Per cui la piazza, una volta sparita l'edificio, sembra quasi indirizzare anche in maniera un po' simbolica, vogliamo, verso l'altro elemento centrale dell'abitato che è la chiesa, che a questo punto si trova in qualche modo proiettata all'interno del nuovo spazio pubblico. Vediamo ancora una volta il tema materico,
con questa scala che è tutta lavata su tutti i lati. E qui alcune immagini notturne, questa ci piace molto perché raccontano un po' l'intimità di questo spazio, né? Che è un po' sospeso nel tempo, perché questi elementi hanno geometrie contemporanee molto semplici, però la loro matricità dialoga secondo noi bene la matricità del contesto. E poi questa facciata bellissima di legno e questa specie di frammento del passato che è stato un po' reinventato e riusato. Ci sono altre immagini che fa sempre capire i diversi livelli e un'ultima immagine che appunto si concentra su questa scala che poi appunto connette a quei sentieri che dicevo prima e che è illuminata semplicemente da un lampione nelle ore notturne. Grazie.